Ben ritrovati carissimi radioascoltatori con il 103.7 di Radio 103 in diretta per l'informazione sulla nostra emittente in collaborazione con Rutigliano Online e in questo momento in diretta con Gianni Nicastro. Gianni, allora, cosa è successo negli ultimi giorni non collegati? Allora, c'è Conac, diciamo, abbiamo avuto un weekend abbastanza movimentato all'insegna delle rapine. Ce ne sono state due, una sabato e l'altra domenica, cioè due giorni consecutivi. Sabato scorso, intorno alle, credo alle 19.30, all'Eurospin, tre persone, arrivate lì con uno bianco, uno è rimasto fuori, gli altri due sono entrate nel supermercato incappucciati, completamente incappucciati, brandendo due pistole, hanno minacciato le cassiere di farsi da parte e hanno svuotato le casse, dopodiché sono fuggiti. C'è una rapina durata veramente pochi minuti, 2-3 minuti, e sono fuggiti su questa Uno bianca. Il caso ha voluto che in quel momento, proprio nel supermercato, ci fosse un carabiniere in borghese che si è messo subito all'inseguimento di questi malviventi. Nel frattempo ha chiamato i colleghi di Rutigliano, la pattuglia è arrivata, si è messa all'inseguimento anche la pattuglia di Rutigliano. Tra l'altro questo carabiniere in borghese, dall'auto, mentre diciamo inseguiva i malviventi, dava le coordinate, insomma, informava i carabinieri non solo di Rutigliano ma anche di Trigiano, perché sono state allertate pure i carabinieri di Trigiano, che era la direzione verso cui questa Uno bianca andava. In sostanza, dopo un'ora, diciamo, di seguimento, il tempo che questi arrivassero a Trigiano, sono stati fermati, due sono riusciti a fuggire, l'altro è stato arrestato. Però diciamo i 1.500 euro di bottino che è stato portato via dalle casse del supermercato non sono stati trovati, però diciamo la rapina si è conclusa con un arresto di uno dei tre, e sembrerebbe, insomma, che i carabinieri di Trigiano siano sulle tracce degli altri due. Devo dire a questo punto una grande efficienza dell'arma dei carabinieri che sono stati bravi, un'operazione coordinata fra la pattuglia che inseguiva, l'altra che li aspettava, e insomma sono riusciti in questo modo almeno a beccarne uno. Una volta che becchi uno, spesso succede che poi calano gli altri, insomma, i complici. Proprio così. E poi l'altra rapina è successa il giorno dopo, domenica scorsa, questa volta a un magazzino su via Conversano, non molto fuori, vicino all'ITC, vicino al liceo scientifico, c'è un magazzino di prodotti ortofrutticoli. Anche qui un'auto, una BMW, entra in questo magazzino, escono due persone incappucciate anche qui, con uno brandiva una pistola, l'altro un martello addirittura, si sono portati nell'ufficio, hanno uno, quello col martello, per intimorire, per capire che stava facendo sul serio, ha picchiato una lastra di vetro, suscitando ovviamente terrore, e insomma si sono fatti aprire anche qui la cassa che c'è in quell'ufficio, hanno portato via i soldi che c'erano in cassa. Poi sono trovato pure un paio di agricoltori che stavano lì, hanno portato la frutta a questo magazzino a vendere, e hanno rapinato pure i due malcapitati, cioè sono portati i soldi che avevano in tasca. Insomma, alla fine quest'altra rapina ha fruttato 7.000 euro circa complessivamente, fra quello rubato nella cassa e quello rubato ai cittadini, agli agricoltori, agli avventori che erano lì presenti in quel momento. Insomma, poi alla fine i carabinieri sono stati chiamati dopo la rapina, per cui non hanno potuto, diciamo, svolgere appieno il loro ruolo di sicurezza. I due se la sono data a gambe, hanno fatto perdere completamente le tracce.
motivo per cui questo è successo probabilmente perché non i carabinieri non sono intervenuti in tempo, perché non chiamati durante la rapina. È importante, cioè, se qualcuno, insomma, quando succedono queste cose, chi può chiamare subito nel mentre l'atto delittuoso si sta compiendo, se si chiamano i carabinieri, le forze dell'ordine, qualche chance che i rapinatori in questo caso siano beccati, cioè, insomma. Eh sì, bisogna essere tempestivi e bisogna dare il proprio contributo, noi lo diciamo da tempo. Vedo sul sito, su Rutigliano Online, anche una vicenda che non riguarda Rutigliano, ma è aggredito un assessore Vigili Urbani, un arresto ad Acquaviva. Sì. Ad Acquaviva, è un fatto, cioè, se ne è parlato nella cronaca regionale, detto anche insomma, ai telegiornali locali e regionali, questo... Non si capisce bene il motivo per cui il comunicato dei carabinieri non entra nel merito dei motivi per cui questo uomo ha aggredito, ha preso a bastonate su un braccio un assessore. Non si capisce neanche che tipo di assessore era, cioè a quella che... Sarebbe stato interessante, sarebbe già stato interessante capire che assessore era, che assessorà. Probabilmente una pratica, forse non, secondo l'aggressore, una pratica che non camminava, questo ha reagito così, e si sono trovati i vigili urbani, e la pizza è stato preso e l'assessore se l'è cavato una settimana, diciamo, di prognosi, con un livido al braccio. Non è successo granché, per fortuna. Però questo ad indicare che c'è una certa esasperazione nell'aria tra le rapine da una parte, il malcontento dei cittadini dall'altra e il caldo che si fa sentire, credo che... Ma questi sono i sintomi, è un momento difficile, è chiaro che più dura è la situazione, il lavoro che manca, le pratiche che non camminano, magari anche finalizzate al lavoro anche, chissà che cos'era questo, che cosa stava aspettando dal comune di Acquaviva. Certo, è un momento particolare in cui tutte le cose si esasperano e poi arriva che uno dà i numeri a quella maniera. Chiaro che non è né legittimo né una cosa giustificabile, assolutamente no, non si prendono a bastonate gli assessori, non si prende a bastonate nessuno. Se c'è un problema si utilizzano i canali, come dire, normali per risolverlo. Certo, leggiamo sempre sul tuo sito, Gianni, questo ammanco, se ne è parlato, insomma, il popolo allora, parla. Allora, questa qui sì, tra l'altro bisogna diciamo dire le cose come sono. In realtà non si tratta di ammanco, si chiama disavanzo perché il termine tecnico, si tratta di 900.000 euro che derivano da una ristrutturazione, rivisitazione dei residui attivi e passivi che sono oggi calcolati diversamente rispetto a ieri, perché è intervenuta una norma, una legge, un decreto legislativo del 2011, 118, che dice disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Quindi una riforma dell'ordinamento contabile delle autonomie territoriali. Cioè i residui attivi e i residui passivi non si calcoleranno più così come si sono calcolati fino ad oggi. Queste 900.000 euro in realtà sono dei crediti che attualmente il comune non ha ancora introitato, per cui attualmente sono inesigibili. Allora, per evitare di trovarsi il comune di Rutigliano tra qualche anno, quando se dovessero diventare effettivamente inesigibili, per evitare appunto di trovarsi questo buco, il Consiglio Comunale sarà portato uno schema, una dilazione, cioè un accantonamento di queste 900.000 euro, diciamo, praticamente c'è qui la delibera che sarà portata in Consiglio Comunale, una rateizzazione, cioè
Il comune, dal cominciare al prossimo bilancio, metterà da parte 20, aspetta, fammi vedere qua, 29.000 e quasi 30.000 euro come fondo di garanzia, diciamo. Ma al mese? Saranno, al mese? Eh? Al mese? All'anno? Tant'è che diciamo, il tutto dovrebbe ridursi ed esaurirsi in 30 anni. Ok, in 30 anni stiamo comprando una casa. In realtà non sono soldi che sono stati spesi senza copertura, questo diciamo deve essere chiaro. È una garanzia, una specie di assicurazione nell'eventualità che in futuro questi 900.000 euro di crediti no, diventino davvero inesigibili, cioè non entrino e allora tu c'hai la copertura, diciamo adesso. Però può succedere che nel tempo questi crediti effettivamente entrino e la cosa può essere ridimensionata, si può rivedere, si può ristrutturare. Questo serve a pulire i bilanci di quei crediti, quei residui attivi e passivi che li hanno ingolfati in questi anni, dando della contabilità degli enti locali un'idea falsata. Per esempio, fino a ieri se il comune avesse contratto un mutuo che però non va ancora speso perché non ha ancora fatto la gara d'appalto, per il semplice fatto di averlo contratto, un milione per esempio, un mutuo di un milione, quel milione era un residuo passivo, cioè come se tu avessi il debito, in realtà il debito non ce l'hai perché non l'hai ancora attivato effettivamente, perché l'opera pubblica non l'hai cantierizzata, perché non stai spendendo nulla, ma sul piano della contabilità questo milione era contabilizzato come residuo passivo. E questa storia, tu immagini 8.000 comuni in Italia, una modalità di contabilizzazione dei residui passivi che ha gonfiato il debito delle pubbliche amministrazioni, dando in Europa l'idea di un debito pubblico degli enti locali molto grosso, in realtà vai a vedere non era molto più ridimensionato. Allora, è chiaro, perché poi fino a quando fanno le gare, poi partono i lavori, passano anni a volte, no? Certo, però quel mutuo sta lì, tu non l'hai speso, infatti. Ma ogni anno fino adesso si contabilizzava come residuo passivo, come fosse un debito già accertato, capito? Quindi adesso non sarà più così. E per mettersi a regime, cioè per pulire il bilancio da questa diciamo modo di contabilizzare residui attivi e passivi, è venuto fuori che è necessario garantirsi una copertura nell'eventualità questi 900.000 euro effettivamente non dovessero entrare. Quindi non si tratta di un disavanzo tipo quello classico, no? Che tu hai speso 900.000 euro però non hai la copertura. No, non è un debito, è una diversa, cioè un modo diverso di contabilizzare sia i residui attivi che i residui passivi. Eh beh, credo che sia insomma una cosa giusta da realizzare. Per andare avanti, Gianni, vedo Franco Dell'Iturri, una parte della maggioranza mi ha tradito. Così titola. Allora, io ti leggo gli articoli. Eh sì, infatti, no, tu fai bene perché adesso mi ci porto. Sì, io ho intervistato Franco Dell'Iturri, una video intervista, so. 20, credo che siano sì, quasi 20 minuti di intervista. So, forse un po' arrabbiato Franco. Franco Dell'Iturri, diciamo, si dice soddisfatto ma non contento. Alla fine, insomma, durante l'intervista, lui alla fine sbotta, perché insomma io poi gli ho un po' raccontato i numeri, in realtà c'è poco da essere soddisfatti. Perché... Poi tu gliele hai tirate, dai, di che sei bravo, no? L'hai fatto cadere. No, l'hai fatto cadere. Evidentemente lui non teneva l'ora di, no, di raccontare, di essere spinto da quelle parti. Evidentemente aveva voglia di dirla quella cosa e l'ha detta. Poi tra l'altro, diciamo, lui dice nella video intervista che l'analisi personale su come è andata effettivamente i conti lui non se li ha ancora fatti, perché ha avuto non ha tempo, oberato dal lavoro, e quando si siederà a farli poi la sua analisi la farà. Cosa succederà? La cosa più importante che poi noi gli abbiamo chiesto alla pizza, no? Si vede che diciamo
Franco De Litturri non è entusiasta di come è andata questa cosa, del risultato elettorale che lui ha avuto rispetto a quelle che erano le aspettative, perché in effetti lui partiva da un bacino potenziale di 5.800 voti, ne ha avuto 2.041 a Rutigliano, 216 persone, pur avendo votato la lista oltre conflitto, non ha votato Franco De Litturri. Voglio dire, l'appeal non c'è stato granché. Lui dice che di suo ci ha portato minimo 1.000 voti. Se togliamo 1.000 voti, 2.041, diciamo, tutta la maggioranza in realtà ha portato poco. E questo ovviamente, secondo me, è un po' risentito di questa cosa, ma lui ha garantito che non ci saranno conseguenze amministrative, che è fedele, che anzi ha riconosciuto al sindaco Roberto Romagno di essersi veramente lui personalmente impegnato, però il 20% dei consiglieri comunali non l'hanno appoggiato, e non l'hanno appoggiato soprattutto quei 141, la massa dei candidati consiglieri comunali, che hanno fatto la campagna elettorale alle amministrative del 2014. Lui si aspettava che tutti i 140 candidati si fossero mobilitati per lui, si mobilitassero per lui. In realtà non è stato, e lui lo ammette. E dopo, soddisfatto ma non contento, io credo che si potrebbe dire che Franco De Litturri è proprio scontento di come è andata a finire la storia. Bravo, insomma, fino alla fine le tiri le parole, poi le dici. Allora, Gianni, vedo un'altra cosa interessante. FAL, riconoscimento dal ministro soddisfatto con la Mussi. Di che cosa parla? Sì, questa cosa del riconoscimento per i risultati, no? Questo è un comunicato che non lo so per quale motivo l'ufficio stampa delle Ferrovie Apolo Lucana ha mandato a Rutigliano, dove è chiaro è notorio che non siamo serviti dalla Ferrovia Sud-Est, dalla Ferrovia Apolo Lucana, però è là, io l'ho pubblicato uguale, perché con la Mussi è un nostro concittadino, probabilmente questa cosa prende atto di una Ferrovia Apolo Lucana abbastanza diciamo un'attività positiva, il ministro Del Rio lo riconosce, il ruolo strategico delle FAL, la sfida del 2019, insomma è un'azienda abbastanza florida secondo i ministri, secondo questo riconoscimento, noi l'abbiamo pubblicato, poi alla fine potremmo anche verificare con un'intervista direttamente fatta al presidente come stanno effettivamente le cose. In effetti si sta parlando parecchio di questa ferrovia che sta viaggiando abbastanza bene, probabilmente ci vorrebbe invece un cambiamento in queste ferrovie sud-est, che almeno a detta di chi viaggia con le ferrovie sono abbastanza scontenti, i ritardi. Io quando ho viaggiato non ricordo di tutte queste difficoltà per quanto riguarda proprio la puntualità dei treni, che a quanto pare treni e autobus non riescono più assolutamente, per quanto riguarda la ferrovia, ad essere puntuali. C'è una difficoltà anche tecnica proprio certificata da parte degli studenti di Pullman, che viaggiano male, che si perdono le porte, insomma c'è molto dissesto in questa invece ferrovia sud-est, e probabilmente Vorrebbe se diciamo le FAL sono così in una situazione così di efficienza e anche rose sul piano delle attrezzature, degli investimenti, forse potremmo chiedere al ministro dei trasporti, insomma, di portare con la Russia alla presidenza delle Ferrovie Sud-Est, mi sa che non aggiusti anche le Ferrovie Sud-Est. Ma guarda che te lo stavo, così come dice questo comunicato, guarda che te lo stavo tirando, e tu snack ci hai messo, se la situazione dovesse essere quella che viene fuori da questo comunicato, allora noi speriamo che con la Russia vada alle Ferrovie Sud-Est, chissà che i treni non arrivino in orario. Almeno quello, insomma, credo, perché veramente c'è uno scontento. Cioè, ma poi ritardi allucinati, 50 minuti, un'ora, cioè veramente diventa poi difficile poter utilizzare i mezzi con una certa tranquillità. Va bene, Gianni, abbiamo altro? Aspetta, io ti faccio notare, visto che, insomma, stiamo spulciando l'utilizzo online, una cosa che
non può passare, diciamo, completamente inosservato. Io ho pubblicato un comunicato dell'onorevole Liliana Ventricelli che solleva un problema storico abbastanza, diciamo, importante e preoccupante per la Puglia. Perché? Perché la Puglia, insieme alla Basilicata, è tra le regioni, tra le 6 regioni, Puglia, Lazio, Toscana, Veneto, Basilicata e Marche, le 6 regioni che hanno, sulle quali la SOGIN, che è la società pubblica che ha il compito di sovrintendere lo smantellamento delle centrali nucleari e quindi anche allo smaltimento e alla locazione dei rifiuti delle scorie nucleari italiane, sono queste regioni, sono quelle sul cui territorio la SOGIN ha individuato, credo, 200 o qualche centinaio di siti potenzialmente idonei sui quali poter realizzare il deposito nazionale delle scorie radioattive, sia di origine energetico, no, delle centrali nucleari smantellate, sia quelle invece di origine medico, della ricerca industriale. In effetti si tratta di 90.000 metri cubi di rifiuti radioattivi, 40% derivano da applicazioni di medicina nucleare, industriale, di ricerca, e il 60% derivano dallo smantellamento delle centrali nucleari. Quindi l'Italia ha questo problema serio di dove allocare questi rifiuti radioattivi. Per fortuna i centrali nucleari non sono in moto in Italia e non se ne costruiscono più, perché altrimenti il problema sarebbe veramente ogni anno all'ordine del giorno. Per cui la Puglia, insieme alla Basilicata, è destinataria di attenzioni molto serie da parte della SOGIN, e a luglio sapremo dettagli in più. Probabilmente a luglio sarà pubblicata la lista dei siti potenziali, poi lì si aprirà una cernica, si aprirà, però tu immagini che cosa succederà a luglio quando si sapranno i siti potenziali, quindi i luoghi e le popolazioni che si inalberanno, quindi si monterà, insomma, la preoccupazione e probabilmente anche la protesta. È vero quello che dici, meno male che abbiamo avuto una situazione limitata per quanto riguarda la radioattività in Italia, eppure le scorie ce le portiamo dietro. Io non so i paesi che utilizzano continuamente le centrali nucleari come facciano, insomma, a smaltire poi con tranquillità tutti i residui radioattivi. Perché noi 4 residui abbiamo, non sappiamo alla fine dove metterli, li portiamo da una parte e dall'altra. E un'altra domanda, scusami, faccio, è come mai, insomma, si pensa solo al sud? Non lo so, ci sono siti al nord? Ci sono queste, Lazio, Toscana, Veneto, c'è il Veneto che è una regione del nord, ma in effetti è prevalentemente Basilicata, Marco, Puglia e Lazio. La centrale, cioè 3 su 6 sono meridionali, insomma, c'è la Toscana e il Veneto, diciamo, al nord, poi c'è il Lazio, l'Italia centrale. Perché i siti sono stati individuati sulla base di alcuni criteri escludenti, no? Venute fuori queste 3-6 regioni che più sono. Diciamo, nelle quali appunto i siti sono più idonei rispetto a quei criteri. Ora sarà molto interessante vedere se effettivamente a luglio saranno pubblicati questi siti potenziali, quali sono della Puglia e anche quali sono della Basilicata, perché la Basilicata è immediatamente confinando con la Puglia, per cui Puglia e Basilicata è come se fosse un'unica regione, insomma. Qui siamo veramente messi male da queste parti. La vedo molto dura, ma non so, lo scontro ricordiamo nel 2003 a Scansano Ionico quella stupenda battaglia contro il governo Berlusconi, che individuò in una cava di Salgemma
lì a Scanzano Ionico, il deposito nazionale, ci fu una mobilitazione straordinaria, tutti quanti, cittadini, scuole, istituzioni, tutto l'intero territorio si sollevò. Questo fece cambiare i programmi del governo rispetto a quel sito, però il problema adesso viene al pettine, qui un sito purtroppo si dovrà trovare. Eh sì, speriamo che ce la caviamo, insomma, pensando, parafrasando un noto libro io speriamo che me la cavo. No, pensando al governo centrale, certo è una bella patata bollente, insomma, perché chiaramente le scorie non le vuole nessuno. Sì, noi in Germania l'Europa molto spesso deposita i suoi, cioè la Francia, la Germania, la Germania ha molte, molte cave, molte appunto questi pozzi, queste cave di salgemma dove loro riescono a stoccare questi residui. L'Italia non ne ha molte di questi siti, per cui veramente è un problema in Italia. Per fortuna ci ha pensato il popolo italiano nell'87 a dare una frenata al nucleare italiano, se no qui altrimenti veramente ce le mettere, avremo tanta di quella roba da smaltire che non sapremo davvero dove metterla. No, sono 90.000 metri cubi, eppure ci stanno mettendo in crisi. Figuriamoci se il nucleare non fosse stato diciamo fermato nell'87 con quello straordinario referendum ambientale, cosa sarebbe successo in Italia? No, da considerare, non so se ricordi, che qualche anno fa si stava pensando di ritornare al nucleare, e meno male che anche quella volta il popolo italiano, insomma, ha votato. Ricordiamo anche il ministro del nucleare. Va bene, già adesso diciamo caduto in disgrazia, diciamo, sul piano giudiziario. Gianni, abbiamo altro? No, non abbiamo più tempo. Dimmi. Niente, ci vediamo giovedì. Sì. Io avrei finito, Nicola. Aggiorniamo, ci aggiorniamo. Buon lavoro, alla prossima. Grazie Gianni. Ciao. Grazie, buon lavoro.